l'ombra del partito, per dire una cosa, insomma, sta crescendo. Diciamo che i tuoi due gol hanno spaccato, quindi immagino che tu sia assolutamente contento. Sì, innanzitutto sono contento perché la squadra ha fatto un grandissimo lavoro, che questo mi ha permesso a me di poter essere libero mentalmente, poter fare lo che ho fatto e quindi portare la vittoria a Villa, che era tanto che non succedeva. Ti è piaciuta questa esperienza? Sì, sì, la prima volta che mi capita di fare il torneo e vincerlo è sempre, sempre bello. Presidente, prima dell'inizio del torneo, cioè, abbiamo anche noi il nostro Lionel, immagino che sia un po' il tuo idolo anche Lionel Messi. Sì, logicamente Messi per me, per tutti gli argentini è una cosa impressionante, quindi per me chiamarmi pure così, essere della stessa nazione già è tanto, già è tanto. Mi hanno detto che adesso ti vogliono dare la cittadinanza onoraria di Villa Minozzi, tu cosa dici? Sì, mi hanno parlato, ma vogliono fare la residenza a Villa, però dobbiamo parlarlo bene con il presidente prima. Complimenti. No, dimmi, descrivi i tuoi gol, come ti è venuta l'ispirazione? Oh, niente, guarda, io sono un giocatore che solitamente mi piace calciare da lontano, e quindi quando ho visto la possibilità di girarmi non l'ho pensato due volte, subito ho capitato, ho controllato proprio per calciare e ho calciato. Okay. Sembra facile. No, va bene, cerco sempre di inquadrare la porta e per fortuna è entrato. Secondo me un po' alla Del Piero, diciamo così. Sei presente, ti ricordi Del Piero? Sì, come no, certo, che sono presente. Va bene, il secondo gol pure, ho cercato di centrarmi e piazzarla sul secondo palo. Allora, tutto bene, quindi grande festa, penso poi erano 47 anni. E no, tu hai messo, non sto ascoltando. Su questa vittoria, numero 4 del Villa Minosa. Sì, infatti sono tanti anni che il Milan non vince il campionato, quindi sono molto contento per loro, per la società, per la squadra, veramente per tutti i ragazzi che hanno lottato tanto dall'inizio del campionato, quindi questo è proprio merito di loro. Ti aspettiamo ancora? Sicuramente sì, perché mi è piaciuta l'esperienza, quindi dobbiamo parlare qua con il presidente. Grazie. Complimenti. Grazie mille.